L'invecchiamento della popolazione prosegue e, secondo le previsioni demografiche, continuerà anche nei prossimi decenni a manifestare gli squilibri tra la popolazione anziana e le giovani generazioni. Dal 2014 la popolazione italiana diminuisce, ma il numero delle famiglie italiane invece continua a crescere e questo fondamentalmente è legato al fatto che aumentano le famiglie costituite da una persona che vive sola. E queste sono il 33% delle famiglie in Italia e hanno superato le famiglie di coppie con figli. Sulla formazione della famiglia agisce senz'altro la lunga permanenza dei giovani nella famiglia di origine, che ha ripreso a crescere dopo la grande recessione e che si è ulteriormente accentuata negli anni della pandemia. Conseguentemente ci si sposa più tardi e meno spesso e anche l'età in cui arriva il primo figlio è più avanzata e si fanno meno figli. Le coppie sono molto eterogenee e continuano ad evolvere nel tempo. Oggi sono molto in crescita le coppie costituite da persone non coniugate e le famiglie ricostituite coniugate, cioè quelle che si sono ricomposte a seguito dello scioglimento del matrimonio precedente di uno dei due partner. Entrambe queste tipologie, coppie non coniugate e coppie ricostituite coniugate, sono in crescita, ma sono più diffuse nel nord e nel centro del paese. Nella fase anziana subentrano problemi legati alle limitazioni nell'autonomia della persona per la cura delle attività domestiche e la cura personale e aumentano al crescere dell'età della persona. Tuttavia, i divari territoriali a svantaggio del mezzogiorno si manifestano e crescono, si acuiscono anche a parità di età. Dobbiamo inoltre considerare che nell'ultimo decennio le migrazioni verso l'Italia e di conseguenza la presenza straniera sul nostro territorio hanno sperimentato cambiamenti rilevanti. Il quadro dell'immigrazione è ancora più complesso rispetto al passato, sospeso tra emergenza e integrazione. Da una parte, infatti, negli ultimi anni abbiamo assistito all'arrivo di consistenti flussi migratori di persone in cerca di protezione internazionale. Dall'altra, sono proseguite le migrazioni per ricongiungimento familiare che rappresentano un chiaro segnale di stabilizzazione sul territorio. Ormai l'integrazione è giunta a una fase avanzata del processo per una quota non trascurabile di stranieri. All'inizio del 2021 sono circa 1.600.000 i residenti di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana. In questo scenario rinnovato restano differenti i modelli di integrazione e di insediamento territoriale seguiti dalle diverse collettività. Risulterà quindi cruciale il ruolo giocato a livello demografico e sociale dai giovanissimi di origine straniera. Al 1 gennaio 2020 i ragazzi minorenni di seconda generazione in senso stretto, cioè nati in Italia da genitori stranieri, sono oltre 1 milione e circa il 23% di loro ha acquisito la cittadinanza italiana. Per poter valorizzare pienamente il capitale umano delle seconde generazioni è necessario metterle in condizioni di superare le vulnerabilità che ancora le caratterizzano rispetto ai coetanei autoctoni, come emerso chiaramente anche durante la pandemia da Covid-19.